Ecco, bimbi, questo è un asinello. Se tu chiami somaro l'asinello Nunu, è sicuro ed è chiaro, non conosci Nunu. Certo, con le parole trova difficoltà, fanno salti di gioia quando le leggerà. Non lo fa per difetto, è perfetto, perciò io con tanto rispetto sempre la Ciao! Ciao bambini! Oggi vi voglio raccontare la storia di un asinello, proprio come quello che avete visto nel video della fattoria. Allora, siete pronti? Dai, attenti, eh! Ed eccolo qui! Lui si chiama Pippo ed è un asinello molto intelligente e un gran lavoratore. Abita in una bella fattoria proprio sotto la collina. Insieme a lui ci sono anche tante galline che producono una grande quantità di uova. Per questo Pippo, una volta alla settimana, se le carica in groppa e le porta al mercato del paesino sopra la collina per poterle vendere. Purtroppo però, un giorno il povero Pippo trova la strada sbarrata. Un grande albero è caduto perché nella notte c'è stato un brutto temporale e adesso non si può più passare. Come può fare nostro Pippo per arrivare al paesino? È costretto a prendere un'altra strada. Questo sentiero però è molto brutto, pieno di curve, di ostacoli e tanto faticoso. Povero Pippo e povere uova! Ma Pippo ce la fa lo stesso e arriva a portare le uova alle signore che lo stanno aspettando. Bravo Pippo, sei un vero eroe! Allora bambini, vi è piaciuta questa storiella? E adesso avete voglia di sgranchirvi un po' le gambe e di fare un bel gioco? Dai, venite insieme a me! Avete visto bambini? Ho costruito il percorso tutto pieno di ostacoli, proprio come quello che ha dovuto affrontare e percorrere il nostro amico Pippo per andare a vendere le uova là su in cima alla collina nel paesino dove lo aspettavano. Ho messo delle bottiglie d'acqua per fare le curve dove si deve passare intorno così. Poi ho messo la sedia che fa da ponte e qui bambini bisogna passare sotto. Poi ci sono ancora delle altre bottiglie, quindi delle altre curve sempre da girare intorno, così molto strette. E infine c'è un cuscino. Il cuscino sarà un ruscello che dovremo attraversare con un solo passo lungo, senza bagnarci i piedi. Attraversato il cuscino siamo arrivati alla fine del percorso e le uova sono al sicuro. Ma così è troppo facile bambini, dobbiamo farlo come l'ha fatto Pippo questo percorso, portando le uova. Allora, andate a cercare dei piattini, giocattolo, quelli che usate nelle vostre cucine, nelle cucine finte, nelle cucine giocattolo. Se non ce l'avete, prendete il tappo di qualche barattolo. Guardate, io ho trovato il tappo del pesto, la scatoletta del pesto. Poi, se non li avete mangiati tutti, cercate un pochino degli ovetti di Pasqua di cioccolato. Così io ce ne ho qualcuno, tre. E li mettete sul vostro piattino. Se non avete gli ovetti di cioccolato, potete usare anche delle caramelle incartate. L'importante è che ci sia su qualcosa. E lo tenete in mano. Adesso sì che siamo pronti a fare il nostro percorso. Ah, così è proprio difficile.
Adesso io vi lascio a divertirvi, ma prima vi ricordo di preparare la carta asino. Andate a caccia di tutte le notizie che riuscite a trovare su questo animale per poter rispondere alle domande. Buon divertimento, bambini! E adesso provo anch'io il percorso come Pippo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa! Chi fa cadere le uova deve ricominciare da capo. Ciao, divertitevi! Oh.